Una foto presumibilmente da una stanza di ospedale e una scritta sui cambiamenti della vita hanno allarmato i fan di Manuel Bortuzzo, è diventato noto in Italia dopo essere stato vittima di un tragico evento nella notte tra 2 e il 3 febbraio 2019 a Roma, per uno scambio di persona, che lo ha portato a soli 20 anni a perdere l'uso delle gambe dopo un colpo di pistola. Abbiamo imparato a conoscerlo, dopo l'incidente, per la sua forza di volontà che l'ha portato a parlare della disabilità in moltissime trasmissioni, tra cui anche il Grande Fratello VIP, dove è stato il primo concorrente in sedia a rotelle nella scorsa edizione del reality. Stiamo parlando di Manuel Bortuzzo, il nuotatore di origini triestine che ha dovuto rinascere ancora prima di iniziare a vivere, che porta avanti, da quando non può più camminare, una campagna di sensibilità per chi soffre di disabilità come lui, diventando un esempio vivente che la vita, anche senza gambe, può essere vissuta appieno. Oggi, Manuel, dopo un periodo lontano dai riflettori e qualche polemica nei suoi confronti, è tornato a far parlare di sé, ma, questa volta, per le sue condizioni di salute. Il 24enne, infatti, ha allarmato tutti postando una storia su Instagram molto ambigua che ha fatto preoccupare tutti. Manuel, infatti, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae in quella che sembra una stanza di ospedale con una mascherina in viso e il suo solito cappellino, scrivendo: "La vita può cambiare velocemente, non rimandare a domani quello che potresti fare oggi". Parole che hanno suscitato subito molta preoccupazione per le sue attuali condizioni di salute che, stando a questo inno alla vita di Manuel, potrebbero essere peggiorate. In molti, infatti, sui social, hanno iniziato a chiedersi cosa sia successo a Manuel, augurandogli una pronta guarigione, ma, per adesso, non ci resta che aspettare che sia lo stesso Bortuzzo, se lo vorrà, a fare chiarezza su come sta e su quale difficoltà dovrà affrontare questa volta.